ancora buonasera da Reazione a Catena. I nostri campioni sono stati molto bravi anche oggi e adesso provano a prendere l'ultima parola. Giochiamo insieme, partendo da richiamo. RI, O finale e il terzo elemento. Allora. Richiamo può essere una citazione. Ok, un rimando. Bello, il rimando. Anche... Una mano di richiamo per il portiere. Per il portiere, bravo, mi anche, piace. Anche un ricordo. La mano di riporto anche si dice, se non erro. Quindi anche richiamo, però che è richiamo riporto. La parola. Sì, però la mano di richiamo, la mano di riporto. Ok, riporto. Anche un ricordo, un richiamo, sì. Tipo quando uso un fiore, certo. Ho un richiamo, un ricordo. Oppure ti richiamo, perché non ti ho trovato. Bello, ti ricontatto. Sì, anche. Il richiamo, non so, della natura, il richiamo... Un ritorno alle origini. Una sorta di... Sì. Un richiamo della natura. Un richiamo, un ritorno, non è malissimo. Ok, il richiamo anche quello per gli uccelli. Sì, l'inverso però, è replicato, fisco. Però è finto il richiamo. Sì, è rifatto, quindi è riprodotto. Il richiamo dell'arbitro. Un richiamo un'ammunizione? Prima anche dell'ammunizione, sì. Quindi è un rimbrotto. È un ricordo. È un ricordo, non è un, Rimbrotto, diciamo. Rimbrotto, però un po' magari. Quali altri tipi di richiami ci rischio sono? Rischio del richiamo, oppure. No, rischio. Ti richiamo. Il ti richiamo, richiamo dell'album. Eri occupato, ti richiamo. Richiamo sempre, io. Sempre modi di dire. Sì, un richiamo tipo in una pagina, no? Sì, una nota, un rimando. Mi viene rimando, però sì. Rimando... Comunque c'è sempre quel ri che... Sì. Ecco il gong, è il momento delle decisioni. Simone, che facciamo? Compriamo il terzo elemento perché abbiamo bisogno di un aiuto. Ok, allora dimezziamo. Restano sul tavolo 3.907 euro e andiamo a scoprire il terzo elemento. Punizione. Ti rimando in punizione. Sei stato proprio duro. La punizione, il ricordo della punizione, rimando alla punizione. La ricontatto, la punizione dal limite, la punizione dal... Riporto. Riposo. Punizione no, riposo non ci sta. La punizione come si batte, di seconda, di prima? Una punizione... Ribattuto. No. Punizione, un rischio in punizione? No, cosa c'è la punizione? La barriera? La barriera, quando è che si calcia la punizione che magari l'arbitro richiama? Non c'è stato un fallo di prima, di seconda? Punizione, rinvio? Come? Un rinvio? Ricontatto, punizione? No. Rinvio non è una punizione. Un rinvio? No. La punizione per l'alunno, la punizione. Stavo pensando a quella, però ti metto in castigo. Rimbrotto. Un rimprovero. Un rimprovero. No. Staccato. Non lo so. Rimprovero. Però ci può stare. Dopo il rimprovero segue la punizione. No. Dopo il richiamo è un rimprovero, sì. Dici. Non lo so, è quella che per ora mi ha emozionato un po' di più. Quella che ci sta meglio. Proviamola. Tempo scaduto. Quale parola vi giocate, Simone? Ci giochiamo rimprovero. Togliete pure le cuffie. È detta quasi urlando. Sì, poi mi emoziono fin troppo. Però quando indoviniamo... Come lo richiamo? Allora, corrichiamo il rimprovero dell'arbitro, diciamo. È un rimprovero. È un rimprovero, è un sinonimo. E... Dopo il rimprovero, se proprio sei stato ancora più monello, puoi essere mandato in punizione. Questa è la nostra logica. Dell'arbitro, avete detto? Sì, richiamo dell'arbitro. Quindi nel campo del calcio. Sì. E può succedere, una partita va male, molto male. Molto. E si decide una punizione, magari. Ricorso. L'allenatore dice: oggi avete giocato troppo male, devo darvi una punizione. Ritiro. Insomma, il ritiro? Un richiamo di una merce, un ritiro di una merce. La parola che lega. Richiamo. E punizione. Del valore di 3.907 euro è... Thank you.
È ritiro. Come punizione, tutti in ritiro. Oppure, per esempio, a volte si richiamano, ecco perché richiamo, le vetture, magari che hanno un difetto di fabbrica, vengono ritirate, un prodotto viene ritirato.